Mercoledì 23 gennaio, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto, qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è Arianna Viscogliosi, assessore al personale del Comune di Genova. Ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo con il parlare della sua delega, quindi il personale. Nelle ultime settimane ci sono state diverse giornate che lei ha organizzato in comune con i nuovi assunti nella Polizia Municipale, nella Polizia Locale del Comune di Genova. Sono previste altre giornate, quindi altre assunzioni di qui alle prossime settimane? Assolutamente sì, questi nuovi assunti rientrano nelle assunzioni del Decreto Genova, quindi sono tutte finalizzate a gestire l'emergenza del Ponte Morandi. Le abbiamo programmate più di un centinaio nel mese di gennaio, quindi compatibilmente con le visite che vengono espletate dall'ASL 3 settimanalmente, che raggruppano i vari neoassunti, poi approdano in comune, vengono all'assessorato al personale, gli facciamo sottoscrivere il contratto, li spieghiamo, li accogliamo e poi li indirizziamo al corpo della Polizia Municipale. Finiremo più o meno a febbraio. Nel frattempo è stato pubblicato lunedì anche un ulteriore bando a tempo determinato per 12 mesi, sempre per la gestione del Ponte Morandi, perché attingevamo da una graduatoria del concorso a tempo indeterminato che abbiamo fatto a fine 2018, ma tanti che hanno partecipato e sono risultati vincitori, quindi sono nella graduatoria, non stanno accettando perché hanno già un contratto a tempo indeterminato, quindi preferiscono aspettare il momento in cui li chiameremo a tempo indeterminato. Quindi abbiamo fatto un altro concorso e le prove si svolgeranno l'8 febbraio. In più sta per finire anche il concorso a tempo indeterminato per i funzionari che sono della Polizia Municipale, che sono quelli di livello un po' più alto, che coordinano e dirigono, diciamo, gli agenti di Polizia Municipale, che sono a un livello subito più basso, diciamo. Tra le domande che avete ricevuto, giusto per avere una panoramica, se sono stati più uomini, più donne, più giovani, meno giovani, oltre a un caso simpatico che c'è stato di una domanda compilata a nome Aieie Brazzorf, che ha visto gli sketch di Aldo Giovanni e Giacomo, conoscerà benissimo, era il nome che dava per eludere il controllore Aldo mentre era sul tram senza biglietto. Al di là di Aieie Brazzorf, quelle vere di domande, da chi sono state presentate e portate? Sì, come diceva lei prima, come dicevi tu prima, forse Aieie doveva partecipare al concorso per Aieie. Per Aieie chi sarebbe stato più nel suo ruolo. Comunque evidentemente Aieie non si è presentato e quindi non avremo modo di valutarlo sul campo. Sì, abbiamo avuto tantissime domande, l'età media è decisamente più bassa dell'età media che abbiamo in comune, che è quella di 55 anni. Ci sono tantissime donne e sono molto contenta perché la percentuale nel corpo della polizia l'anno scorso, quindi sul 2018, era del 20%, quindi molto bassa rispetto a quella degli uomini. Invece le donne hanno notevoli capacità sotto ogni profilo, quindi bene che anche sul discorso del genere ci stiamo pareggiando piano piano. Li sto incontrando tutti questi gruppi, la percentuale delle donne rimane sempre un po' più bassa, però è molto più alta rispetto al passato, diciamo. Sono tantissime quelle che hanno partecipato, che hanno passato i vari esami, anche la prova fisica, che come tu sai non è stata molto, molto facile, no? Quindi, neanche per gli uomini. Neanche per gli uomini, quindi, però non possiamo più mettere il limite di età perché è stato diciamo eliminato da una sentenza della Corte di Giustizia un paio di anni fa, e quindi bisogna comunque trovare degli strumenti che permettano di assumere soprattutto in settori come la sicurezza, magari persone che abbiano anche una capacità prestazionale di potersi muovere velocemente sulla strada, eccetera, quindi, oltre ovviamente alla capacità di relazionarsi col cittadino, che è primaria. Nei piani di ricambio del personale del Comune di Genova, sta cambiando qualcosa, cambierà qualcosa con l'entrata in vigore di quota 100 e quindi di persone, magari dipendenti comunali che con la legge Fornero non sarebbero andati in pensione nell'immediato, ora magari nei prossimi mesi si potrebbero creare dei buchi non calcolati per questa misura del governo. State già facendo un ricalcolo? Sì, allora sul 2018 sono andati in pensione 300, 340
30 unità, quindi questo consente al comune come tetto assunzionale un'assunzione di 340 unità a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le 400 stiamo valutando e dipende anche dalle domande che riceveremo, quindi in questo momento ci sono tanti dipendenti che potrebbero usufruirne o comunque sono lì che si stanno informando, perché è molto indicativo nel momento in cui assumiamo i neoassunti che vanno a firmare sullo stesso piano dell'ufficio pensioni, vedere da una parte il gruppo dei neoassunti che stiamo per immettere nel comune, dall'altra i dipendenti che evidentemente hanno dei requisiti per le 400 e quindi già si stanno informando per valutare l'opportunità. Anche in questo caso ci sono dei settori che potrebbero risentirne più di altri, abbiamo parlato a lungo della Polizia Municipale e dei funzionari di Polizia Municipale. All'interno del Comune di Genova ci sono dei ruoli che hanno l'età più elevata in media e che quindi potrebbero essere i primi ad esempio a finire in bando? No, devo dire che l'età media è più o meno spalmata su tutti i settori e tutte le direzioni, quindi può variare dai 55 ai 54 anni e in alcune 56, però più o meno diciamo che l'età media è spalmabile in tutti i settori, perché si è determinata dai concorsi che sono stati fatti soprattutto negli anni 80, in cui non c'è stata una programmazione nelle assunzioni, si sono fatti dei maxi concorsi che hanno immesso numerosissimi dipendenti pubblici tutti nello stesso momento e che quindi ovviamente poi l'ente si ritrova con la stessa età in un preciso momento storico in cui, se si decide come si sta decidendo ora, che possono andare in pensione, vanno in blocco in pensione, quindi poi l'ente si ritrova in carenza e in sofferenza. Dal punto di vista invece di una misura che avete sperimentato come Comune di Genova, una misura virtuosa e positiva in un momento tutt'altro che positivo, anche delicato e negativo, come quello seguente il crollo del Ponte Morandi. Parliamo dello smart working. Il Comune di Genova è stato uno dei primi in Italia a lanciare questo lavoro agile. Che bilancio avete oggi che sono passati quasi 6 mesi dall'introduzione? Un bilancio molto positivo perché avevamo già iniziato a lavorarci prima della caduta del ponte e questo ci ha consentito di trovarci pronti al momento dell'emergenza e quindi abbiamo convocato immediatamente il tavolo cui hanno aderito tutti gli enti pubblici della città metropolitana e grandi realtà private genovesi. A questo tavolo piano piano stanno chiedendo di aderire anche altre realtà molto importanti e interessanti alle quali non ci siamo sentiti di dire di no e quindi evidentemente i numeri sono interessanti. Noi siamo più o meno su 800 richieste di smart working su 5.000 dipendenti, la rete tutta ha 4.000 dipendenti smart working sulla città di Genova, quindi sono numeri decisamente interessanti. Siamo stati invitati per questo alla giornata smart working a livello nazionale che è stata organizzata dal Ministero delle Pari Opportunità a Roma insieme al Comune di Roma e abbiamo raccontato appunto la realtà genovese e l'agenzia Enea ci sta studiando proprio perché siamo diciamo i pionieri soprattutto negli red workers, cioè coloro che vanno in modalità smart working in occasione dell'allerta rossa, quindi hanno dei pacchetti formativi oppure dei lavori prestabiliti con degli accordi che fanno con i propri dirigenti, i propri responsabili e quindi non utilizzano il mezzo, non mettono in difficoltà il traffico cittadino, tutelano la propria salute innanzitutto. E quella degli altri per l'ambiente anche. Esatto, sì, è uno strumento che migliora decisamente le emissioni di CO2 nell'aria. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio e ritorniamo a Tutta la Liguria ne parla insieme ad Arianna Biscogliosi. Papoleo News, cosa succede in Liguria? Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Genova questa mattina all'ex Ilva di Cornigliano per commemorare Guido Rossa in occasione dei 40 anni dal suo assassinio. L'operaio ex Italsider venne ucciso dalle Brigate Rosse sotto il suo appartamento di via Fracchia la mattina del 24 gennaio 1979. Nessun aumento alla Tari per il Comune di Genova, l'assessore al ciclo dei rifiuti Matteo Campora a ribadire l'annuncio per tranquillizzare i cittadini.
cittadini rispetto alla tassa sui rifiuti. La Tari non aumenta, salvo piccoli e sporadici casi legati all'applicazione di formule matematiche, ha spiegato Campora. L'attività di AMIU è sempre andata avanti, anche dopo i danni subiti dal crollo di Ponte Morandi. Adesso abbiamo trovato uno spazio nuovo a Molteno e altri spazi nel Levante per migliorare il servizio. È scattata alle 6 di questa mattina l'allerta gialla per neve in Liguria, sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi su tutto il centro ponente. Su Genova, inizio della mattinata caratterizzato dalle piogge, dalle prime spolverate di neve sulle alture in zona Bolzaneto, Ponte Decimo, Molassana Alta, Struppa, Righi e Apparizione, così come nei comuni limitrofi dell'entroterra come Serra di Coda, Vagna e Campo Morone. Neve che nell'ultima ora si sta avvicinando anche alla costa a Savona e nel ponente genovese. Babboleo News 92.9, tutta la Liguria ne parla. Mercoledì 23 gennaio, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia di Arianna Viscogliosi e riprendiamo la nostra chiacchierata sul tema del personale del Comune di Genova, facendo una considerazione. Il Comune di Genova da poco ha lanciato il nuovo sito, una nuova interfaccia anche a livello grafico e più facile da utilizzare rispetto alla versione precedente, e la pagina che è stata utilizzata, che è più visitata, è quella dei bandi, quindi per cercare un lavoro nel Comune di Genova. Questo significa che Pecco Zalone o non, si sta rivalutando anche il lavoro del dipendente pubblico, in questo caso nel Comune di Genova, che per anni invece è stato un po' denigrato. Il dipendente pubblico è sempre un po' oggetto di ironia, no? Un po' per la figura di Fantozzi, quindi, che si sono susseguiti e che ci hanno divertito. In realtà tanti illuminati anche del nord Europa parlano della pubblica amministrazione come lo strumento insieme alla cultura in grado veramente di far battere una città, di far vibrare una città. Quindi certamente se non ci impegniamo soprattutto a livello di management, di direzione, di amministrazione politica a investire sulla motivazione, sulla crescita dei talenti, sulla crescita professionale, evidentemente si contribuisce a un appiattimento di competenze e funzioni. E la cosa triste è che sicuramente rendiamo tristi tante persone che lavorano nel pubblico impiego, ma soprattutto non diamo un buon servizio al cittadino. Quindi la pubblica amministrazione deve essere vista come uno strumento che consente di fornire dei servizi di qualità alla cittadinanza. Allora abbiamo un grande strumento in mano, abbiamo delle persone soprattutto, e quindi abbiamo il privilegio ma anche l'onere di formarle, di motivarle, di far sì che condividano gli stessi obiettivi dell'amministrazione e di fare delle grandi politiche innovative per appunto migliorare il sistema e quindi il servizio alla cittadinanza. Dagli argomenti più stringenti rispetto alle sue deleghe, passiamo a quelli invece più stringenti dal punto di vista della cronaca e dell'attualità. Oggi è il 23 gennaio, domani 24 gennaio saranno 40 anni esatti dal 24 gennaio 1979, data storica per l'uccisione di Guido Rossa da parte delle brigate rosse sotto il suo appartamento di Via Fracchia. Oggi per questa commemorazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è venuto a Genova all'ex Ilva di Cornigliano. È la quarta visita che il Capo dello Stato fa a Genova in questo 2018-2019. È questo forse il messaggio più positivo, la vicinanza del Capo dello Stato che a memoria non si ricorda così presente come Mattarella a Genova in questo periodo? Sì, e tra l'altro è venuto sempre per vicinanza a istituzioni che sono eccellenze del nostro territorio. Quando è venuto a fare la visita all'Istituto Gaslini di Genova, un'eccellenza nazionale e internazionale. Per gli 80 anni a maggio. Esatto, oppure quando è venuto nel caso delle vittime, dei parenti delle vittime del Ponte Morandi. Ecco, questi sono tutti casi in cui veramente ha dimostrato una vicinanza alla cittadinanza genovese, quindi apprezzabile. Così come è apprezzabile che venga a commemorare un sindacalista che compie un atto normale, come è stato quello
essere coraggiosi, di non omologarsi alle masse, di tenere alta sempre l'attenzione su certi temi, di amare il prossimo, e quindi direi che questo è un po' il filo rosso che attraversa tutti questi episodi positivi per la civiltà, perché se noi oggi siamo qua e possiamo parlare liberamente e vediamo garantiti certi diritti, anche perché ci sono state persone che hanno pagato con la propria vita e con il proprio sangue la garanzia di certi diritti che spesso diamo per scontato. Da donna delle istituzioni, il clima di oggi la spaventa? Un clima, abbiamo parlato di Rossa, quindi delle Brigate Rosse, periodo di circa 40 anni fa, che forse tutti pensavamo di esserci messi alle spalle definitivamente. Poi c'è stato l'arresto di Battisti, la commemorazione dei 40 anni, scritte che sono comparse questa notte in salita Santa Brigida, che è il luogo di Genova dove le Brigate Rosse uccisero per la prima volta l'allora procuratore generale Coco con due agenti della scorta, Deiana e Saponara. Un clima anche a Palazzo Tursi che state vivendo, con tanti allarmi, sempre bomba, fortunatamente fino adesso sempre falsi. L'ultimo però, quella persona che ha chiamato ha detto: sono un brigatista e chiamo per liberare Cesare Battisti. Un po' la spaventa questo clima che si sta creando, o pensa che siano tutti episodi scollegati che non dovrebbero farci temere? Io penso che come rappresentante amministratore della città non posso permettermi di spaventarmi. Devo cercare insieme ai miei colleghi, al sindaco, di come stiamo facendo, di mantenere un equilibrio, di dare un senso di serenità alla cittadinanza, di comunque mantenere altissimo il grado di attenzione. Evidentemente Genova è sempre stata patria comunque di delle Brigate Rosse, sono nate qua, si sono aiutate in questa città, quindi è comunque un tema da tenere attenzionato, e insieme comunque agli organi di sicurezza, alla prefettura, con cui ci vediamo costantemente, cercare di mantenere alto il grado di sicurezza per la cittadinanza, anche in relazione appunto a quello che dicevi sugli allarmi bomba. È stato fatto proprio in Consiglio Comunale un'interrogazione a me da parte del consigliere Grillo, affinché si sappia quali azioni il Comune ha adottato proprio in relazione a questi allarmi, a questo allarme che abbiamo ricevuto. Ebbene, abbiamo censito all'interno e valutato tutti gli accessi delle varie palazzine, che non sono solo il Polo Tessino ma anche il Matitone, anche Corso Torino, eccetera, e attiveremo poi con la prefettura un tavolo per valutare insieme a loro il grado di pericolosità e di le modifiche eventualmente da fare negli accessi per controllare di più. Dobbiamo trovare un equilibrio, perché sono anche soprattutto il Polo Tessino accessibili a turisti e a cittadini liberamente, quindi bisogna cercare di trovare una soluzione che permetta comunque la visita, ma in totale sicurezza di coloro che ci lavorano. Concludiamo con l'aspetto politico invece di Arianna Viscogliosi, che recentemente nei banchi di Palazzo Tursi è passata alla lista Vince Genova, quindi la lista civica che ha sostenuto il sindaco Bucci alle elezioni del 2017, una scelta che quindi ha un suo senso, un suo valore a livello locale. A livello nazionale invece è in cerca di posizionamento, cosa sta osservando? Io personalmente? Sì. No, io non sono in cerca di posizionamento, ho un incarico specifico che mi assorbe. In cerca di posizionamento, forse non l'ho posta male la domanda, di un partito che la possa rappresentare anche a livello nazionale, non che vada a cercare un nuovo incarico a Roma. Io godo della fiducia del sindaco e del governatore Toti, e quindi penso di lavorare un progetto comune, che è quello degli arancioni, e in questo momento non è chiara ancora la visione nazionale, ma credo che sia, se dovessimo proiettare una slide sulla situazione politica in questo momento, sarebbe una strada con la nebbia. Quindi ecco, in questo momento siamo tutti concentrati ad amministrare il territorio, e sicuramente
sicuramente sono molto orgogliosa di appartenere a un'amministrazione che, in cui il motto è fare, lavorare nel servizio della cittadinanza, trovare soluzioni quanto più veloci, celeri ed efficienti per le persone, e quindi poi tutti i ragionamenti idealistici vengono un po', diciamo, lasciati da parte per lavorare principalmente per la cittadinanza e per risolvere i problemi della città che mi sono. Quindi aspettiamo il politico nazionale che arrivi con il fendinebbia per chiarire la strada davanti. Grazie per essere stata con noi, ad Arianna Biscogliosi. Grazie a voi. Tutta la Liguria ne parla, torna mercoledì prossimo. Evviva! Stai per scoprire l'Urban Crossover adatto a te, che cerchi più spazio e dimensioni.